Eterno dilemma tra forma e sostanza per molti, il miglior posto nella zona playoff, obiettivo della Narnese, non è poi così importante in un contesto che si giocherà in gare di eliminazione diretta. Tutt'altro affare sono gli interessi del Bastia. Quei punti servono per evitare i play-out e quella promozione che, da quando esiste questo formato, a Bastia non hanno mai conosciuto. La cornice di pubblico è quella che si richiede a due delle tifoserie più calde del campionato, che le squadre in avvio non vogliono deludere. Al terzo Stirati si inserisce e chiude troppo il diagonale. Tre minuti più tardi sull'altro fronte lo imita Mora, Alunni salva di piede. Dopo i fuochi d'avvio la Narnese, schierata da Sabatini con Kunz in porta, Mora, Annibaldi, Ponti, Moracci e Grifoni in difesa, Petrini, Silveri e Bagnato a centrocampo con Zarre e Rocchi in avanti, con quattro angoli in pochi minuti dimostra di voler far valere sul piano del palleggio i 26 punti in più nella graduatoria. Al Bastia per il momento rimangono le ripartenze, ma questo non significa che la pericolosità biancorossa ne risenta. Anzi, al 17esimo il 2003 Bibi, innescato da Stirati, mette il turbo sulla fascia e chiama Kunz al balzo acrobatico. Bibi con Baldoni forma la coppia di esterni larghi, che con i centrali Corriale, Mennini e Vetturini compongono la linea mediana. In attacco Bastiolo, giostrano Stirati e Castelletti, mentre il pacchetto arretrato a tre davanti al portiere Alunno vede Rea, Belloni e Nardi. Prosegue un primo tempo maschio ma corretto, ma pieno di imprecisioni in fase di manovra. Al 31esimo Sabatini deve fare a meno del centromediano Silveri. Al suo posto entra Cori, ne approfitta il tecnico ospite per ridisegnare i suoi con un 4-2-3-1, con l'avanzamento di Bagnato e Mora a comporre Cozzar il trio di sostegno al centravanti Rocchi. Si continua senza spunti sino al riposo, meglio sino al primo minuto di recupero, quando Mora, rubando il tempo a Nardi, mette in mezzo un pallone che nessuno dei compagni è pronto a ricevere. La ripresa si apre con Sabatini che modifica ancora la sua creatura con gli inserimenti di Gaggiotti, Leonardi e Quondam per Grifoni, Mora e Cori. Cambi che, pur non intaccando lo schema tattico, danno sicuramente più peso in attacco. La prima mozione però è di marca biancorossa, con il gol annullato per fuorigioco a Rea al 13esimo. Non si fa attendere la risposta della Narnese. Zarri in contropiede e salti riflessi di Alunni al 14esimo, ma nulla può l'estremo biancorosso sul tiro ravvicinato di Rocchi, che porta i suoi in avanti al quarto d'ora della ripresa. Vibranti nell'occasione le proteste dei Bastioli per il presunto fuorigioco non segnalato dal secondo assistente Suriani. Manfuletto di Bra non può far altro che convalidare ed ammonire per proteste un paio di giocatori locali. E l'eccessivo nervosismo in questa fase rischia di giocare un brutto colpo al Bastia, che al 17esimo si dimentica di Zar, che involatosi sulla sinistra sfiora il palo. Silveri, stante anche le numerose defezioni, pesca dalla sua panchina, infarcita di fuori quota, inserendo Santucci ed Antonini per Stirati e Vetturini. Ma nel Bastia continua a persistere il problema a destra, dove Zar continua ad avere campo libero. Alunno si salva coi piedi al 30esimo, ma come precedentemente, dove non arriva Zar, arriva Rocchi, che al 31esimo sigla con flettezza la rete del 2-0. Lo spunto di d'orgoglio del Bastia porta il nome di Castelletti, che ha subito l'occasione di riaprire la gara, ma la sua conclusione è di poco imprecisa. Ed anche Santucci, al 40esimo, dopo un guizzante serpentina di Baldoni, non impatta il pallone nella giusta maniera. Segnali di vita di un Chioraccio Bastia, che però soccombe ad una Narnese che nell'arco dei 90 minuti ha fatto valere il suo maggior tasso tecnico. Col tecnico del Bastia Silveri, che era una partita difficile, lo era a prescindere, aggravata dalle assenze che vi hanno falcidiato, eppure per un'ora il Bastia ha tenuto bene il campo giocando alla pari, avendo anche qualche occasione contro la Narnese, e poi sul quarto d'ora quel paio di episodi di centimetri di qua e di là che hanno indirizzato definitivamente la partita, magari. Ma era quello che temevamo, sapevamo che questa era una partita difficilissima, ma io non posso che fare i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una partita eccezionale. Oggi eravamo in campo con 5 sotto quota, con un 2004 che secondo me ha fatto una grandissima partita, e poi come dici te gli episodi l'hanno condizionata. Per me sul primo gol c'era un fuorigioco clamoroso, ma detto ciò la partita è finita, quindi basta, pensiamo già ai prossimi punti da prendere, ce ne sono ancora tanti e speriamo di prendere. Se giochiamo come abbiamo giocato oggi, io credo che il Bastia ha ancora le chance per poter dire la sua su questo campionato. Con il presidente della Narnese Garofoli, una squadra che continua nella sua marcia verso il secondo posto, che attualmente è l'obiettivo dichiarato, con prestazioni che denotano comunque sempre una grande maturità, una Narnese paziente anche con avversari sulla carta più debole, per poi andare a prendere il risultato finale. Vabbè, oggi era comunque una partita difficile, perché
era importante per noi come era importante per loro. Chiaramente loro erano anche abbastanza falcidiati dalle squalifiche che l'hanno colpito in settimana e quindi sicuramente avevano maggiori problemi rispetto a quello che potevamo avere noi. La partita è stata una partita, direi, combattuta per quello che riguarda il primo tempo, però il secondo tempo credo che la Narnese abbia legittimato la vittoria ben oltre quello che è il risultato, quindi credo che oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra degna di poter fare bene in questo finale di campionato. Lo dimostra il fatto che siamo tornati a quel secondo posto che abbiamo avuto per tanto tempo nella prima parte del campionato, dietro all'Orvietana, a cui faccio i miei complimenti per aver fatto un campionato strepitoso. Adesso noi ci giocheremo tutte le nostre chance per quello che riguarda questi playoff. Abbiamo da combattere su diversi fronti, perché le partite che restano sono tutte quante contro avversari importanti. Non ultimo dobbiamo andare a Ellera, che è una squadra che ha fatto, credo, oggi la decima vittoria consecutiva.